Lenovo ha presentato il Tab 4 in versione 8 e 10 pollici, in versione normale e Plus, quindi quattro prodotti per il segmento tablet, un prodotto che parte come Android standard che però ha degli utilizzi, come abbiamo visto, anche per bambini. C'è un'interfaccia dedicata a cui posso uscire e utilizzarlo come tablet Android normale, quindi posso darlo, prenderlo io come genitore e darlo a un bambino, ad esempio, a seconda delle mie esigenze. La tastiera è utile, anche il trackpad è preciso, è possibile utilizzare anche delle gesture. A livello di caratteristiche tecniche siamo per questo modello su un display IPS che va dagli 8 e 10 pollici, risoluzione HD, qualcosa con 425, 2 GB di RAM, e ci sono poi i pack per bambini o quello per la produttività che include chiaramente anche la tastiera. Partiamo da un prezzo di listino molto basso che ovviamente si allinea con le soluzioni concorrenti e costa anche qualcosina in meno, disponibilità a partire di aprile. Prodotto componibile, possiamo portare sempre con noi e quando serve anche per il libero professionista, utilizzo Office normale, può andare bene. Quindi per il momento è tutto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale e non perdervi i prossimi video dal Mobile World Congress.